Tony, sarà stato il Giappone, ma io mi sento particolarmente orientaleggiante e ho deciso di passare alla Cina. Però è mastodontica. Come faccio non solo ad arrivarci in maniera sicura, ma a, diciamo, ad ambientarmi in uno spazio così grande? Ne posso fidare? Allora, Francesca, innanzitutto ricorda che la Cina è vicina, quindi non aver paura e vai con uno spirito di apertura e integrazione. Anche perché a livello di sicurezza è un paese molto evoluto e quindi così le cose che abbiamo detto sul Giappone valgono più o meno anche per la Cina. Un paese con strutture sanitarie, una sicurezza in generale molto valida, sicuramente se hai dei problemi vieni aiutata, ovviamente tutto a un costo, quindi cerca di prepararti ad affrontare questi costi nel caso tu ne avessi bisogno, magari attraverso un'assicurazione viaggio. Va bene, ma tu sai che io sono anche avida di curiosità e voglio sempre un piccolo spoiler prima di prendere il biglietto, quindi perché dovrei visitare la Cina? Allora, per tanti motivi. Allora, il primo sicuramente per te che hai il pollice verde è perché in Cina c'è un albero antico di 250 milioni di anni che si chiama Ginkgo biloba. Wow. Oh, penso si dica così, era bellissimo. Secondo motivo, secondo me molto anche interessante, è che noi abbiamo, come occidentali, associamo la Cina alla falsificazione. Ok, diciamo sempre che il cinese copia il prodotto occidentale. In realtà in Cina la copia è un qualcosa di positivo, che secondo me è una visione bella, interessante, no? Perché nella cultura cinese quando si copia un qualcosa in realtà è come se lo si cercasse di migliorare, quindi si cerca di migliorare un oggetto il più possibile. In Cina non esiste una copia a cui tutti si ispirano, ma come invece succede da noi, no? Per esempio i classici, delle statue classiche c'era quella standard che tutti cercavano di imitare. In Cina no, si cerca di migliorare questa, il prodotto iniziale, ed è questa la cosa affascinante. Quindi quando tu vai in questo paese vedi anche, non so, per esempio un palazzo vecchio di 700 anni su cui viene messa vernice nuova sopra. Questo perché? Per rivitalizzare e rendere migliore una cosa vecchia. Cioè. Benissimo, dopo questa perla penso che sia il caso di discutere anche i veri e propri rischi che si corrono nel visitare un paese che mi hai descritto come sicuro, ma che nella realtà di un turista può nascondere delle insidie. Sì, allora da un punto di vista sanitario, come dicevo, non ci sono particolari rischi. Ah, forse i rischi ci sono più a livello sociale, perché comunque tu stai entrando in una struttura in un paese che presenta un'educazione sociale diversa da quella che tu puoi avere, come per esempio potrebbe essere il consumo di droghe, parliamo di pesanti ma anche di leggere, o di un determinato modo, non so, per esempio in Cina i giornalisti non possono esprimersi in un certo modo o in modo diverso da come lo facciamo noi. Quindi è importante capire un po' questo tipo di regole che ci sono lì in essere, in modo che tu poi non le vai ad infrangere e ti puoi adattare ad esse. Non posso dire di fare uso di droghe pubblicamente, ma sono una giornalista, quindi mi interessa particolarmente. Ottimo. Sempre per quella richiesta ferie di 6.800 giorni, penso che mi serviranno anche per la Cina, vista la vastità del territorio, ma se dovessimo riassumere dei rischi tra zone rurali e zone metropolitane, cosa mi diresti al riguardo? Sicuramente la Cina è quasi un continente, quindi è difficile che tu riesci a visitare lo stesso viaggio zona rurale e zona metropolitana. Sicuramente se viaggi nella zona metropolitana assumi
le stesse precauzioni che prenderesti in un viaggiare a Londra o a Bangkok, per esempio. Quindi attenzione agli effetti personali, alla microcriminalità, magari ecco a ritrovarti da sola in situazioni un po' oscure, mettiamo così. E niente, rispettare le classiche regole del viaggiatore dovrebbe essere abbastanza. Sai perché te l'ho chiesto? Perché so che ci sono diverse zone con diverse caratteristiche climatiche, e quindi mi viene anche da pensare cosa metto in valigia. Bella domanda questa. Più che altro pensa a cosa metto in valigia, a pensare a che succede se mi trovo nel bel mezzo di un tifone. Ok, quindi il mio consiglio è, prima di organizzare il viaggio in Cina, cerca di capire che tipo di clima troverai in quel periodo, in quel determinato posto. Magari ecco, se trovi nel posto che vuoi visitare che c'è un tifone o che c'è il rischio, non so, problema climatico, evita di visitarlo in modo da non trovarti nella situazione. Beh, Tony, anche la mascherina potrebbe servirmi, visto l'inquinamento che è presente in queste città. Io credo di volermi prevenire da eventuali, insomma, situazioni di cattiva respirazione, non so come descriverle, perché mi hanno suggerito anche di indossare delle mascherine per l'inquinamento. E sicuramente quando arrivi a Pechino il primo impatto che hai è quello veramente di avere una città super inquinata. Probabilmente se vuoi fare la tua vacanza nelle zone rurali avrai bisogno di meno della mascherina. Però c'è una cosa interessante che ho imparato sui paesi asiatici e l'uso della mascherina, che mentre noi occidentali abbiamo un uso della mascherina per proteggerci noi da qualcosa, in Asia è il contrario. Tu metti la mascherina per proteggere gli altri da te. Quindi la mascherina te la metti in realtà, se c'hai tipo un raffreddore, per non passarlo a un altro. Quindi era anche un'altra cosa interessante che trovavo interessante da dire. Utile. Su questo siamo, comunque abbiamo coperto tutto, dall'inquinamento alla mascherina per prevenire insomma trasmissione di infezioni, alla distinzione fra il rurale e il metropolitano. Io credo che sono pronta a partire. Aspetta un attimo, mi sta arrivando una telefonata dalla regia e mi hanno dato una news last minute. Sì, veramente interessante questa. Fino a poco tempo fa, per andare in Cina, oltre a passaporto, c'era bisogno del visto. All'improvviso, però, è successo che negli ultimi tempi hanno tolto il visto, e quindi oggi si viaggia in Cina anche solo col passaporto. Guarda un po', non l'avevo fatto. Ecco, allora compro il biglietto e parti subito. Andiamo. Vai. Avete ascoltato il podcast di Columbus Assicurazioni. Columbus Assicurazioni salva la tua vacanza. Il podcast ascoltato ha ruolo informativo e di approfondimento. Tuttavia i nostri servizi continuano a far riferimento ai termini e condizioni consultabili alla pagina Condizioni Generali di columbusassicurazioni.it. Ricordiamo che Columbus Assicurazioni è il nome commerciale di Collinson Insurance Solution Europe Limited. Columbus Assicurazioni è autorizzata e regolata dal Malta Financial Services Authority, MFSA, in qualità di agente assicurativo. Distribution Act CAP 487.